serata, Ma sei nel posto giusto, perché tu sei una donna che ha fatto scelte coraggiose, sempre dettata dal cuore, quindi questo, sì, questo è il posto giusto per te. È vero, è vero, è vero. Sei entrata su una canzone che cantiamo tutti, che abbiamo ballato tutti, che continuiamo a ballare e che ti ha lanciata. È stata una cosa incredibile. Il successo che ha avuto questo brano non me lo sarei mai aspettato, davvero. Però, sai, non ho perso il contatto con la realtà. Tu sei un'antidiva per eccellenza. Sì, perché penso che sia forse sciocco, anche se, devo essere onesta, penso che chi lo fa, forse uno se si atteggia un po' a divo o diva, si crea quell'alone intorno, ma io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce l'ho mai fatta. Io cammino sempre pensando, Signore, ti ringrazio di quello che mi hai dato e mi sembra sciocco atteggiarmi a qualcosa che non sono, solamente quello. Cantiamo l'hit di Ivana Spagna. Sì, qui alcune tra le più rappresentative, però insomma non potevamo metterle tutte. La tua preferita? Non posso dire di avere una preferita vera, perché diverse sono dei pezzi di vita. Mi ricordano un periodo, Easy Lady un periodo, col mio un altro, Gente come noi, quando c'era ancora mia madre. E cioè, ogni canzone ha un qualcosa di speciale, perciò non riesco a sceglierne una in particolare. E tu, rivedendoti, cosa diresti se potessi tornare indietro nel tempo alla bambina che sei stata e alla ragazza che sei stata? Innanzitutto mamma mia, guarda che pagnotella che ero! Sai cosa direi? Dai tanti abbracci e tanti baci a papà e mamma, perché arriverà un momento che non lo puoi più fare. Quello gli direi a quella bambina lì. E quello è l'amore. Sì, sì. Sono ancora radici. Dentro di me, sono intorno a me, ci sono sempre. Mi hanno insegnato l'amore, il rispetto e tante cose che sono veramente quelle importanti. E noi l'ho sempre detto, eravamo una famiglia povera, ma c'era tutto l'amore che ci poteva essere, era in quella casetta lì. Perciò ho detto, lo faccio e lo ringrazierò il cielo e il Signore per ogni singolo giorno che io vivrò. Lo ringrazio, io prego tutte le sere prima di addormentarmi, anche quando crollo. A volte però sono in lotta con la fede, lo sapete che ci sono tante, tante suore qua. A volte combatto anche, sono arrabbiata, Dopo mi passa, perché quando si soffre ti arrabbi, no? Ma è la lezione di Giobbe, è un altro modo di pregare. Esatto, però dopo riprendo ancora e penso a un comò in casa, in camera, dove ho tutte le immagini delle persone che ho amato e anche dei gatti, degli animali. Io quando sono a casa ho sempre acceso un lumicino, si spegne quello, accendo l'altro, perché mi sembra di dargli un po' di luce così e di dire io vi penso.